E ora da Buongiorno Regione l'altra cronaca, la rubrica dedicata alle buone notizie. E la buona notizia di oggi ci parla di un accordo fra università e associazionismo, di un orto condiviso e tanta buona volontà. Allora seguiamo Antonella Marietti. Se le notizie più belle sono quelle che sorprendono, questa lo è davvero. Un orto grande, coltivato con passione e amore, incastonato nel cuore di Perugia. È l'orto che non ti aspetti e che all'ombra di San Pietro tiene unite diverse generazioni di coltivatori. Questa mattina nell'orto condiviso troviamo già al lavoro la signora Marisa. Buongiorno, cosa fa? No, sto dando un pochino d'acqua perché dato che le previsioni dicono che ancora non piove. E queste sono pianticelle nuove messe da poco, altrimenti non resistono. Io quando vengo qui mi rilasso, sto bene e se posso verrai anche tutti i giorni. È una bella idea, insomma. È bella, la terra è amica di tutti. Ma lei ha fatto sempre l'orto, ha cominciato adesso, ha scoperto questa vocazione? No, l'ho scoperta adesso. Non abitando in città come facciamo? Questo è un orto che non ti aspetti. No, davvero, veramente, sono rimasta emozionata. Guardi, questa buca che è rimasta una senza piantina che è morta, sa che ho sentito un colpo al cuore. Mi è dispiaciuto vedere questa buca vuota. Un protocollo d'intesa firmato tra Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Università di Perugia e l'Associazione Borgobello, 400 metri quadrati di minifattoria dove chiunque della zona desideri provare l'esperienza di coltivarsi i propri prodotti e di misurarsi con semina, piantumazione o raccolta potrà farlo, mettendo a disposizione il suo tempo, le sue capacità, le sue conoscenze e le potrà condividere con chi la terra la studia, vedi gli studenti di Agraria. Insomma, tanti saperi. Questo una volta era l'orto degli studenti, che però avevano difficoltà a gestirlo durante l'estate perché vanno in vacanza. E abbiamo pensato che coinvolgendo altre tipologie di utenza fosse possibile gestirlo tutto l'anno. Così si mettono a confronto due saperi diversi. In realtà tre, aggiungo. Qui sono coinvolti anche i bambini della scuola. Questa è una scuola elementare, abbiamo qui di fronte. E allora abbiamo dedicato tre di questi cassoni e i bambini vengono e se ne prendono cura. È una bella esperienza perché mette in rapporto due diverse età e penso che per i tempi di oggi sarebbe meglio continuare questa strada, no, che altre strade. Che... Un'idea che piace molto. Stiamo scoprendo che c'è tanta passione perché addirittura io mi trovo in difficoltà per collocare tutte le persone che in questo momento vogliono aderire a questo progetto. Il lavoro c'è, però è sempre settoriale. Logicamente ci sono le piante che abbiamo messo, ma una volta messe poco altro si può fare. Stiamo organizzando altre zone di lavoro.